Lei prima ha citato Renzi, è vero che l'ha sentito spesso, vi siete messaggiati in questi giorni anche per raggiungere un obiettivo comune che avevate, che era quello di sbarazzarsi di Conte. Ci siamo visti in Senato, ci siamo messaggiati come messaggio con tanti altri leader di partito. Che non è vero che un po' facevate sponda per cacciare Conte. No, no, anche perché il governo Conte l'ha fatto nascere lui. Cioè la cosa che è incredibile... Però poi l'ha fatto cadere, che noi stiamo anche commentando, lui, quindi sa, quella politica è bella, capito, perché varia. Se la stanno cantando e suonando loro. Noi siamo qua stasera a commentare un anno e mezzo di disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Perché se un anno e mezzo fa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, adesso saremmo tranquilli in un altro contesto. Questo naturalmente lo dice lei, perché lei dice che avrebbe vinto lei con i suoi partner e non lo possiamo sapere. No, se non andremo mai a votare non lo potremo mai sapere. Se quello che lei diceva sulla pandemia, forse staremmo messi ancora peggio, se devo dire la verità. Ma guardi, questa è veramente, questa è incredibile, perché ovviamente sulla pandemia non si fa politica, però l'Italia è fra i grandi paesi al mondo, quello con più morti e con più disoccupati. Le ricordo, quindi i grandi Salvini. Successi del governo, che evidentemente a lei non dispiaceva, ha portato l'Italia ad avere il record mondiale di morti in base agli abitanti e il record mondiale di calo del PIL, del prodotto interno lordo. Le ricordo che il record di numero di morti in Italia ce l'ha la regione Lombardia, gestita da Fontana. Ah, quindi è curioso, però questo amico, è curioso. Nonché allora, i morti in Lombardia sono colpa della regione governata dalla Lega. I morti in Italia stiamo scherzando, vero, sul numero di morti non si... Allora, le sto dicendo... Appunto, la sua intelligenza. Le sto dicendo un'altra cosa. Siccome lei ha attaccato molto spesso il governo Conte 2 su questo fronte, dicendo che l'Italia... Ci diceva che siamo un modello nel mondo. Se siamo un modello del mondo con record di disoccupati, di scuole chiuse e di morti, capito, lei dice che il modello Lombardia è un modello che andrebbe imitato in tutta Italia, le ricordo la regione che se Lombardia questo è quella il parametro che avete più... il più alto numero di morti. Ma così chiudiamola qui, se l'epidemia è scoppiata in Lombardia, io ringrazio la comunità lombarda tutta, i sindaci di tutti i colori politici, i medici di qualunque fede religiosa, per quello che hanno fatto, perché hanno spento l'incendio che era nato lì. Detto questo, visto che sull'epidemia il ministro della salute aveva scritto un libro che poi giustamente ha ritirato, il portavoce del premier ha scritto un libro che ha ritirato, ecco, togliamola. Visto che ci hanno detto anche in questo studio, ma se ci fosse stato Salvini sarebbe stata una catastrofe. Ahimè, il record di morti non c'è stato. La storia non la possiamo fare con i secoli. Ma appunto. Le voglio chiedere una cosa sul Movimento 5 Stelle, che è ancora riunito, i gruppi parlamentari.